Dopo il grande successo della scorsa estate, tornano nella Hall del Macro, Museo d'Arte Contemporanea, gli originali aperitivi Macro Video Drink. Tre gli appuntamenti serali dedicati ai giovani e agli amanti dell'arte, con speciali proiezioni video, aperitivo offerto al pubblico e la possibilità di visitare gratuitamente tutte le mostre del ciclo espositivo Macro Summer 2010. La rassegna si apre oggi 14 settembre con Generazioni Romane in Videoarte, che vede la proiezione di video di opere dagli anni 70 ad oggi accompagnate dalla musica di grandi maestri come Morricone, Sani e Schiaffi. Tanti gli artisti per questo primo appuntamento, da Carlo Quartuccio a Mario Sasso, da Alba D'Urbano ad Alessandra Amodei. Un itinerario di video proiezioni accostato al piacere di un aperitivo, è questo il futuro dell'arte? Ma devo dire che questa sera, per tutti i prossimi martedì di settembre, ritorna la formula originale del Macro Video Drink. L'idea è quella del Macro in via Reggio Emilia come la casa della città di Roma per l'arte contemporanea. Prima l'idea di far riscoprire uno spazio, una risposta straordinaria delle nuove generazioni, che per noi è molto importante, collaborare con l'università, avere video storici della città di Roma, avere delle grandi rassegne su Nanjun Paik, sulle star, ma anche su elementi meno conosciuti. Il Macro si riconferma, e questa sera ne è una buona prova, un luogo dove stimolare e incontrare delle nuove curiosità. Un drink al museo per rilanciare l'arte? Il drink è una forma che si utilizza adesso nei grandi musei d'arte contemporanea del mondo per avvicinare un pubblico giovane, ma anche non giovane, di amanti dell'arte. Siamo in estate, è ancora una cosa piacevole. La vera novità è che il Museo d'Arte Contemporanea di Roma abbia dedicato questa iniziativa alle arti elettroniche, che è una questione che rimaneva aperta a Roma da più di 25 anni. Per 25 anni nessuna notte bianca, nessuna iniziativa né di Veltroni né di Rutelli ha mai valorizzato le arti elettroniche. È accaduto che il Macro ha un nuovo direttore, che è Luca Massimo Barbero, che è un giovane direttore molto competente e conosce le arti elettroniche, conosce il cinema sperimentale e per la prima volta ha aperto il Museo d'Arte Contemporanea di Roma a queste forme espressive. A Nanjun Paik, padre fondatore delle arti elettroniche, sarà consacrata la seconda serata, il 21 settembre. A chiudere la rassegna, il 28 settembre, sarà invece una serata dedicata alla produzione del francese Robert Caen, autore di singolari ritratti di paesi e metropoli del mondo. Ecco, un'altra grossa novità è che ci sono delle sale espositive gratuite che appunto ripropongono il ciclo Summer Macro 2010. Io penso che il Macro sia veramente la casa delle contemporaneità diverse, contemporaneità a Roma per tutte le generazioni, e quindi per tre giorni a settembre il museo è aperto gratuitamente, diciamo dalle 19 alle 22 fino alle 23, 22 è l'ultimo ingresso, e chiudiamo la stagione estiva che ha avuto un grandissimo successo, da Zorio a Peris, Hashimoto, quindi l'idea di questa casa delle contemporaneità, salutando il ritorno dei romani e non solo in città, e salutando le mostre che vanno via via chiudendo per presentare poi la nuova stagione autunnale a ottobre il 25.